Dopo le proteste eclatanti dei commercianti e degli artigiani di Via Garibaldi con l'esposizione di una scultura che ritraeva un uomo disperato, simbolo, avevano detto, degli esercenti ridotti allo stremo dalle pavimentazioni, i lavori si avviano verso la fine, almeno per il tratto già solettato, dove oggi sono cominciati i lavori di posa delle pietre. Un sospiro di sollievo che però ancora non possono tirare i commercianti di Piazza Giacomini fino all'intersezione con Via Lancona. Qui, spiega oggi l'assessore Stella, c'è stato un problema con le reti telecom appena risolto e gli scavi saranno chiusi la prossima settimana, ma ci vorranno ancora 2 mesi prima di arrivare alla solettatura del resto della via, per intenderci il tratto antistante le caserme di polizia e carabinieri fino all'intersezione con Porta Ancona. La grande novità è esposta stasera, prima alle 15 all'associazione di categorie e poi alle 16.30 ai commercianti di via Cairoli, è l'inizio dei cantieri in quest'ultima arteria stradale, l'ultima di tutto il centro storico. L'avvio dei lavori ci sarà lunedì prossimo e il semaforo, che si trova attualmente proprio in via Cairoli, sarà spostato in via Cesare Agostini per permettere al traffico di bypassare i lavori. Per concludere la via serviranno circa 3 mesi, termine entro il quale le pavimentazioni arriveranno fino all'incrocio con via Chiavellati. In piazza San Domenico i lavori sono cominciati ieri con il marciapiedi attorno all'auditorium, qui fra 10 giorni arriverà un'altra squadra ora impegnata in via Santa Caterina. Infine in piazza della Repubblica si stanno interrando gli scavi, nei prossimi 4 giorni tutte le trincee saranno chiuse, dopodiché dalla prossima settimana si toglieranno le pietre rimanenti e in contemporanea si soletterà per un arco di tempo di 20 giorni circa. A fine marzo sarà la volta della posa della pavimentazione in pietra, la cui conclusione è prevista, come da cronoprogramma, per la fine del mese di maggio.